Nella pietra, Thomas Servignani. Il giorno che esplose la prima. Il giorno che esplose la prima, pareva che dovesse venir giù il mondo intero. Pareva che tutta la montagna si sarebbe tirata giù, crollando su se stessa come un castello di carte, afflosciandosi come un budino liquefatto. E i nostri corpi a franare con lei, pietre tra le pietre, ossa fredde e inanimate mescolate a milioni di metri cubi di roccia. Teschi scabri, intagliati e spigolosi come la roccia che li trascinava con sé. Pareva che la forza primordiale della natura si dovesse sprigionare in tutta la sua pienezza, in tutto il suo impeto, a partire da quel preciso istante. Appena innescata da un minuscolo intervento umano, la natura pareva aver tratto lo spunto per dare mostra della sua incommensurabile potenza, per dare indizio al decadimento definitivo della materia e dei corpi. Il primo atto della fine dei tempi. Non sembrava possibile che quell'enorme monolite, quell'immensa cattedrale di pietra, potesse davvero sgretolarsi, accompagnandosi con quel rombo cupo che era seguito immediatamente alla fulminea, quasi insignificante, esplosione artificiale. E pareva che quei lontani tamburi di morte che avevano preso a rullare conducessero persino un vento tiepido. Non uno spostamento improvviso d'aria, ma piuttosto il refolo di una notte d'estate, innaturale e imprevedibile in quella stagione a quelle altitudini, che di colpo aveva investito la parete e la piana sottostante. E dire che erano più di 6 mesi che da quelle parti si vomitava fuoco senza sosta, bocche irrequiete di metallo eruttavano boati continui, così che il frastuono avrebbe dovuto esserci divenuto abituale. Le esplosioni a succedersi e a sovrapporsi da una parte e dall'altra degli schieramenti contrapposti. Sotto dal forte, di fronte dal sasso, lontano dalle postazioni dell'Averao, quotidianamente sventagliavano le mitraglie sulla piana. Gli obici da 51 calibravano il tiro al di sopra delle selle. Le batterie da montagna cannoneggiavano di là del passo. L'acre odore della polvere da sparo, l'incandescenza delle armi, il loro crepitare, i sibili dei proiettili e le loro deflagrazioni ci dovevano essere ormai congeniali. Quella era diventata la nostra esistenza, il frantuono dei bombardamenti interrotto da interminabili silenzi, ancor più mortali. Ogni giorno, quasi che ci fosse dati appuntamento, da una parte o dall'altra si dava inizio alle musiche, si suonavano sinfonie stridenti e metalliche. E quasi c'era un'attesa irrequieta, fin tanto che il contendente di turno non iniziasse a sparare, svolgendo il suo impegno di lavoro come in una fabbrica, come nell'officina del fabbro che picchiava col proprio martello sulla materia incandescente da forgiare, e con quel gesto si guadagnava il pane e conduceva la sua esistenza. Si scrutava lontano, in territorio avverso, con la brama, con l'aspettativa almeno, di individuare qualche momento indiziario, preparatorio dell'inizio della giornata. Oppure i fanti studiavano i movimenti dei propri ufficiali, i loro colloqui telefonici col comando giù a fondo valle, ne interrogavano gli inviati per appropriarsi del segreto in essi custodito, per individuarvi il momento dell'inizio. Poi, finalmente, come una liberazione, da una parte o dall'altra partiva il primo colpo. Si levava il primo sbuffo di fumo come a salutare un evento del destino, atteso e propiziatorio. Se esso proveniva dal trincerone o dal forte o dalla cima della montagna, allora era segno che toccava a noi inizialmente la difesa. Grazie a questo, rintanati nei nascondigli e nelle trincee, protetti dietro inviolabili pareti di calcare, accucciati nelle buche di esplosioni precedenti, sia pure nella foga e nella preoccupazione per la vita, in qualche modo ci acquietavamo, rassicurati infine che anche quella giornata ci avrebbe riservato il nostro giusto. E così ancora, quando finalmente tacevano le armi del nemico, quando la loro sfuriata si concludeva con gli ultimi lanci più radi e pacati, più rarefatti, allora arrivava il nostro momento. Solerti le pattuglie e i serventi, si tiravano avanti le batterie, si approntavano le casse di munizioni. Adesso stava a noi tirare al nulla, puntare ai sassi immoti e indifferenti, immaginando l'acquietarsi dei nostri nemici dietro ai ricoveri, sprofondati nelle loro trincee, a seguire con gli orecchi i sibili dei proiettili per indovinarne il destino. Non era pensabile che, almeno una volta al giorno, il rito non si rinnovasse,
che i due schieramenti in tensione trasgredissero a tale sorta di convenzione quotidiana, alla consuetudine di buon vicinato che si era instaurata. E alle volte si aveva quasi il dubbio di coscienza che toccasse a noi, piuttosto che dover attendere l'altrui invito. Sarebbe stata in qualche modo una mancanza di riguardo, una scortesia sconveniente che si fosse venuti meno al nostro dovere, all'impegno assunto nei loro confronti. Tutto questo ci apparteneva ormai. Eppure quella volta fu diverso, completamente diverso. Era l'intero ventre della terra che si squassava e il suo rombo sordo risuonava fin dentro lo stomaco di ognuno di noi. Non si trattava di una detonazione secca, annunciata da un fischio prolungato, dovuta a un proiettile esterno lanciato in aria e ricaduto sulla terra sbrecciando nella superficie, ma piuttosto di un suo movimento interno, una pressione che gonfiava la roccia dal di dentro, la spingeva con una forza d'urto indefinibile, fatta di sola aria e di gas impalpabili, immateriale ed eterea, evanescente eppure incontrastabile. Dotata di un'anima propria e di una propria volontà, la montagna intera si ridestava da un sonno millenario, scrollandosi di dosso ogni superficiale deposito, scuotendosi ogni patina di vetustà, rinnovando ogni cellula morta del proprio organismo, invecchiata e deperita dal tempo. Così era successo quella prima volta, che poi era la notte di Capodanno, manco si fosse deciso di festeggiarlo come si doveva. Era crollato giù un fronte di almeno 100 metri dalla cresta a meridione poco sotto la cima, una pioggia di massi che andavano a sfasciarsi lungo la base del monte, sui ghiaioni di aree lontane originanti dal canalone. Ma non si sentiva il sibilare dei sassi in caduta libera, il loro rotolare e rimbalzare sulla parete rocciosa, l'urtarsi reciproco, il loro infrangersi a terra. Non si distinguevano suoni attribuibili a singoli eventi, a impatti determinati, era il gorgogliare della montagna l'unico effetto percepibile, la voce stessa della terra che dal suo più profondo annunciava lo scatenarsi di una furia ultima, che urlava la fine di tutte le cose. E intanto si alzava una nuvola enorme, che tingeva persino il cielo nero della notte, rendendolo grigio e livido, acceso di polvere acre. L'aria densa e soffocante come quella scaturita dai vulcani ai primordi della terra, non ancora e non più adatta a ospitare qualsiasi forma di vita complessa. Questo ci era apparso come un incubo notturno, in immagini che potevano solo figurarsi sulla base delle nostre sensazioni, delle nostre percezioni uditive e ancor più corporali. Poi, invece, il mattino dopo, a osservarla da lontano, si distingueva solo uno scolo lungo la parete e la roccia viva del cratere sulla cresta. Ma bisognava prendere il cannocchiale per apprezzarne l'effetto, altrimenti si poteva credere una frana totale, niente più. Sul fronte della montagna, che era uno spazio incommensurabile rispetto a quella scalfittura. Quante ce ne sarebbero volute per abbatterla tutta? 1.000, 10.000 di quelle esplosioni, per radere al suolo la montagna intera, se la prima si era risolta in nient'altro che in quel solletico, si era rivelata un non nulla a guardarla col binocolo, nonostante le sue impressionanti apparenze notturne. Si erano alzati nugoli di polvere a starci dentro, che tutto avevano avviluppato, ed era perso persino che il terreno avesse tremato, che la montagna l'avessero scossa tutta quanta era. Eppure dal posto di vedetta alla Verau dicevano che si notava appena a occhio nudo. Ma anche da sotto al passo, quando venni giù dalla cenna per riferire al comando di divisione a Fondovalle, allora erano passati non più di 5 giorni. Si vedeva la crepa netta, una ferita fresca, dalla pietra slavata e dagli spigoli vivi, non ancora levigata dal passare del tempo e dalle intemperie. Ma nonostante ciò, bastava allargare lo sguardo all'intero fronte della montagna che subito quella si sperdeva, e bisognava andare a ricercarla di proposito con gli occhi, se se ne voleva avere una conferma. Perché enorme è la parete, immensa, uniforme, seppure ogni palmo ha una sua caratteristica che saprei ridisegnarla tale qual è, e in ogni singolo dettaglio. Nemmeno un'ora prima era iniziato un cannoneggiamento inspiegabile, che pareva dipingere di fuoco l'intera montagna e il sasso di stria che le stava di fronte.
L'impressione era che si sparasse all'impazzata senza un obiettivo preciso, nel cuore della notte, nel buio pesto dell'aria gelida e rarefatta. Era decisamente un fuori programma rispetto al nostro patto non scritto. Sembrava che lo si facesse per evocare qualcosa, o forse al contrario per scongiurarla, oppure ancora per suscitarla. Forse per scacciare la paura del silenzio e della stasi, o per preparare la strada del dubbio, per ingenerare il disagio e acuire l'incertezza. Sembrava un'esplosione incontrollata di follia che preannunciava la follia lucida che stava per compiersi. Come se fosse un preludio necessario, in senso estetico, di quanto il culmine dei suoni avrebbe dovuto ottenere, il bombardamento che annunciava la grande esplosione. Ma erano giorni, in verità, che questa si preannunciava a chi avesse voluto intendere i suoi messaggi premonitori. Erano giorni che si sentivano i martelli e le perforatrici sempre più distinti e vicini, e le detonazioni controllate all'interno della montagna, minacce impalpabili che ci avrebbero preso alle spalle, sbucando dalla roccia che credevamo salda e inviolabile, nostra alleata. Era iniziata la lunga disfida tra l'uomo e la pietra, sebbene a quel momento nessuno poteva prevederla. Di lì a un paio d'anni, vale a dire quando dovemmo svolgere in fretta e furia, quella montagna sarebbe diventata un crivello, un enorme formicaio nel quale un brulicare di esserini insignificanti si dannavano un'anima a scavare gallerie che si intrecciavano, si rincorrevano, rimanevano incomplete arrestandosi nel nulla, nel cuore freddo della roccia, oppure deviavano dal loro tracciato originario per inseguire un vano sogno di distruzione e di morte. Un cancro l'avrebbe mangiata lentamente dall'interno, corrodendola nelle viscere. Un fremito l'avrebbe squassata di tanto in tanto dalla cima alle pendici, senza in definitiva neppure scalfirla, e senza sortire alcun effetto nefasto sui suoi ospiti rispetto a quello che le veniva richiesto. L'avevano infilata nel ventre della montagna, quella prima mina, quel primo quintale di dinamite, scavando una galleria che doveva scendere almeno 100 metri e che, più che sloggiarci, avrebbe dovuto fare di quei luoghi la nostra tomba. E così l'avevano esplosa quella notte di Capodanno, per farci la festa, o per farcela almeno ricordare bene, se ne fossimo per avventura scampati. Ma non avevano fatto i conti con la montagna, con la sua maestosa indifferenza, la sua regale superiorità che si fece beffa del loro sudore e delle loro aspettative. Concesse quella insignificante frana, ma solo come segno di sfida e di irrisione, un colosso troppo grande per essere infastidito da semplici omuncoli, ben altra essendo la volontà della natura. Così andava inteso il suo rombo, come la dichiarazione di una potenza incommensurabile nei confronti dell'uomo. La reazione come una sonora risata alla cattiveria e all'ingenuità che questi aveva mostrato, alla prepotenza e all'illusione di dominio e di controllo di cui si faceva forte. Il suo gorgoglio era la risposta alle situazioni umane, ma non passiva, provocata, costretta, bensì di carattere affermativo, soverchiante e canzonatoria, ribadendo anche ai ciechi e ai sordi le gerarchie non sovvertibili. Tutto sommato, infatti, la cengia era rimasta pressoché intatta e su di essa illesi i suoi inermi ospiti. L'intera frana era scivolata, rimbalzando sulla parete che strapiombava, lasciando salvo il costone su cui eravamo arroccati. Solo qualche detrito l'aveva raggiunto, per un gioco fortuito di traiettorie e di geometrie, minime schegge di velte nell'incocciare sulla parete. E addirittura un paio di massi enormi, rimasti incastrati per miracolo di equilibrio su qualche balconata naturale, per ironia ci si sarebbero poi rilevati persino utili avamposti di vedetta. Solo qualche camminamento era stato danneggiato, qualche passerella e poche scale abbattute nei posti più esposti, qualche passaggio ostruito. Ma ci sarebbero voluti non più di un paio di giorni di lavoro per ripristinare la situazione pari a quella che era in precedenza. Dunque non ci furono morti quella volta, né feriti. Né la paura ci attanagliò come loro si sarebbero almeno aspettati. Anzi, era uno spettacolo grandioso che ci veniva offerto, col rombo delle pietre e dei costoni che franavano giù, e una nuvola di polvere che si alzava in cielo e si spandeva lungo tutta la piana sottostante, come il vapore di un'enorme locomotiva. Ne subimmo il fascino e la suggestione,
Quella roccia si era fatta ancor più madre e potrettrice, per quanto noi stessi avessimo tentato, e l'avremmo fatto ancor più in seguito, di violarla. Era lei piuttosto che ci aveva inghiottito, che ci aveva rapito le nostre stesse vite, che le teneva in ostaggio e ci imprigionava nei suoi meandri. Non ne saremmo mai più usciti. Dissero di averlo sentito fino giù a valle, il boato. Prima quello dell'esplosione, un quintale di dinamite, secco e nervoso, e poi quello della natura una volta innescata, sordo e fragoroso, interminabile, come una borrasca in mare aperto. Qualcuno giurava anche di aver sentito tremare la terra sotto i piedi, muoversi il latte nel quale riposava e in cui si era svegliato di soprassalto. Giurava di aver sentito scricchiolare gli armadi.